44. Cadde la paura. A un tratto tra i commensali cadde la paura di essersi riuniti a vuoto e in maniera pericolosa. Alla fine all'ente si sarebbe saputo del loro incontro. E se in Croci non avesse vinto il Giudeo o uno di loro non fosse diventato direttore generale, chi li avrebbe salvati dalla mia vendetta? Robai, che forse era il più intelligente ed anche il più risoluto, intuì il pensiero collettivo. Agitava le braccia e urlava, a pochi centimetri dall'orecchio di Patrimonio. Il metodo, gridava, togliamoci capro dai coglioni una volta per sempre, studiamo una maniera organica per metterlo con le spalle al muro. Poi, come se avesse perso il controllo, urlò improvvisamente. Io vi dico che la commissione d'inchiesta non basterà, bisogna rendere a capro impossibile la vita all'ente. Nessuno rispose perché nessuno aveva idee. Ecco che siamo tutti immobili, urlò di nuovo Robai. Nota 279. Cadde la paura. La paura è l'istinto di conservazione dell'io. Nota 280. Agitava le braccia e urlava. Ecco la mente istintiva che ha il sopravvento. In questa sezione della mente l'io è ancora violento.